Zeta come Ziron e Zanata. Sono loro i due protagonisti in parte inattesi della vittoria esterna della Salus ad Ozzano nella prima giornata del girone D della divisione nazionale Serie C. La cronaca. La prima spallata la dava l'ex Risi, 8-2 dopo 200 secondi. Badinassi non era da meno e firmava dai 6-75 la bomba del 13 pari dopo poco più di 7 minuti. Un gioco da 4 punti di Grillini ridava slancio all'attacco zanese che toccava il massimo vantaggio sul 22-13. Nella seconda frazione Bruno Canè lasciava sedere i senatori Masini e Binassi e lanciava nella mischia Viron e Zanata. Il giovane lungo veneto di scuola Fortitudo cominciava ad imperversare sotto i tabelloni, dominando i pari ruolo locali, mentre Paco infilava la sua prima tripla. La in borsa non reagivano, il giovane Clay Venturi infilava 5 punti pesantissimi, 27-29 al quindicesimo. Poi era ancora Zeta e Zeta a completare l'opera, con entrambi i giocatori ospiti che andavano all'intervallo, 32-40, con 11 punti a testa in 10 minuti. Nella ripresa si aspettava la reazione delle palle volanti, ma il serio infortunio al collo corso ad Urbani paralizzava la truppa di Govoni, che subiva 6 punti consecutivi da Masini, 35-48. Carretta provava a suonare la carica, ma era solo un lampo, perché era ancora Masini a firmare il massimo vantaggio esterno, 41-56. Nell'ultimo periodo i padroni di casa si rifugiavano in una zona mista che non veniva digerita dalla Salus. Nanni colpiva dalla lunga distanza, 52-58, e sembrava riaprire il match, ma nell'azione successiva era un missile da 8 metri di Persiani a ricacciare indietro il flying boccia e a far vivere un finale di gara sereno per gli ospiti, anche se Ozzano aveva il merito di non arrendersi mai.